Ciao a tutti. Buongiorno, buongiorno e benvenuti in questo super webinar. Oggi veramente è un super webinar perché parliamo di ehm, tre novità che Microsoft ha annunciato in queste settimane che sono una più eh, pazzesca dell'altra. Microsoft 365 Copilot, ehm, la nuova versione di Teams, Teams 2.0 e Microsoft Loop. L'ultima lo trattiamo un po', un po' velocemente perché non credo che avremo tempo, però se lo abbiamo ben venga. Allora, oggi è mercoledì, come al solito, è il primo mercoledì del mese, facciamo il nostro webinar gratuito per vedere insieme le novità che ci arrivano da Microsoft. Siamo live, quindi, qualsiasi domanda volete fare. Scrivetela nelle chat su YouTube, su LinkedIn, su, su Facebook, dovunque voi siate, che vi rispondiamo, rispondiamo subito. Infatti, vedo subito una prima domanda: Enrico che chiede se copilot è già disponibile in Italia. Adesso ne, ne parleremo. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Anche oggi vedo che siamo in tantissimi e sono super contento. Andiamo avanti. E prima di vedere bene tutti i nostri mh, contenuti, vi volevo ricordare che appunto. Questi sono webinar che facciamo una volta al mese, sono gratuiti, io li faccio per i miei clienti, ma sono ovviamente aperti a tutti. E ehm, da un po' di tempo sto cercando di prendere un po' di feedback per capire bene, oltre alle novità, se vogliamo coprire qualche argomento specifico. Quindi se fate una bella foto, questo QR code venite spediti in un piccolo sondaggio, eh, dura veramente 20 secondi rispondere. E in questo modo potete darmi diciamo, qualche suggerimento per i prossimi contenuti. Quelli che vedete sono già macro-argomenti che abbiamo raccolto nello scorso webinar, che era la prima volta in cui eh, insomma, tiravo fuori questo, questo sondaggio. Eh, ho visto che si vuole parlare di VIVA. Eh, nello specifico di Topics, ma anche di Power Automate, di come estendere Microsoft 365, eh, di, di tips in generale sui tool di Microsoft 365, di adozione e, e così via. Quindi eh, partecipate al sondaggio che così insieme trattiamo i contenuti che eh, vi, vi serve anche a voi trattare, ok? Questo è un po' il, il concetto. Eh, grazie a tutti ancora per esserci. Eh, ciao Mattia, molto interessato a Microsoft Loop, quantomeno sulle date, per poterlo integrare in, in azienda. Ciao Gianluca, bene, ben arrivato. Ciao a tutti, eccolo qua. Massimo, anche lui, ciao a tutti, Madonna, oggi siamo tantissimi. Buongiorno a tutti, Luigi, ciao a tutti, bene ancora. Bene, direi che finiti convenevoli possiamo iniziare e iniziamo proprio a parlare della novità che secondo me è la più disruptive eh, in, questo, in questo periodo che è legata a Microsoft 365 EcoPilot ok fondamentalmente Microsoft dopo aver investito tanto su OpenAI che è la società che ha creato chat e quindi ha investito tanto in attività di ricerca e sviluppo su questi larg, large language models, okay? e ha iniziato a integrarli nella sua piattaforma. Abbiamo visto allo scorso webinar le funzionalità che Microsoft sta mettendo di intelligenza artificiale su Teams. E, ehm, buongiorno a tutti, Madonna, ma quanti siete? Una marea. E, adesso vi saluto tutti uno per uno, anzi facciamo così, vi saluto alla fine. E, e, e fondamentalmente ecco Pilot che cos'è? È un po' il passo avanti: passo avanti verso un futuro che è incredibile. Io devo dire, sono appassionato di, di tecnologia da sempre, di, di quello che fa Microsoft, ma questo è un periodo per noi, soprattutto per noi tecnici, che è pazzesco! Cioè, ci sono delle robe si fanno adesso con la tecnologia, delle robe che sono. Allucinanti e oggi le guardiamo un po' insieme, ok? E parliamo appunto di Microsoft 365 Copilot come primo argomento. Di che si tratta? Si tratta fondamentalmente di un aiuto alla tua produttività, però eh, sfruttando eh, il, il mezzo conversazionale, quindi veramente le tue parole. Fondamentalmente, Microsoft, che cosa ha fatto? Ha preso questi Large Language Models che OpenAI ha sviluppato nel, negli ultimi due o tre anni e li ha messi insieme a Microsoft Graph, che è un po' diciamo, il motore che sta sotto a Microsoft 365, e ehm, per darci un aiuto nella nostra produttività. Adesso vedremo bene che cosa vuol dire darci un aiuto nella nostra eh, produttività. Microsoft 365 Copilot può essere integrato nella nostra quotidianità in due modi, fondamentalmente. Il primo è direttamente all'interno delle applicazioni. Che noi usiamo tutti i giorni, quindi le applicazioni di Office fondamentalmente. Quindi io posso, lo vedrete, eh, chiedere a Copilot di darmi una mano, per esempio, per scrivere un documento e così via. In più eh, c'è una specifica funzionalità che viene aggiunta che si chiama Business Chat che ci permette di. Eh, insomma, a, a, a chiedere aiuto a questo copilota, come avere una persona di fianco a noi che ci prepara dei draft, ci, ci dà una mano nella nostra produttività. Ovviamente eh, è tutto sotto il cappello di Microsoft 365, per cui ehm, tutte queste funzionalità, eh, i vostri dati, l'uso che fate di questi. Eh, super algoritmi sono sempre diciamo sotto eh, il muro di sicurezza di Microsoft 365 rispettano la compliance e, e la privacy soprattutto dei nostri dati, delle nostre azioni personali ma anche di quelle aziendali no? E eh, in, in tutto in questo diciamo cerchio di eh, AI responsabile che Microsoft sta cercando di mettere sul, sul mercato, ok? Adesso sapete, no? Eh, il garante ha fatto una, una, una prima attività su OpenAI, eh, poi ne parleremo durante la, la presentazione. e In questo caso, diciamo, è Microsoft che garantisce l'utilizzo di questa intelligenza artificiale in maniera produttiva, in maniera intelligente e così via. Okay? Nel rispetto della sicurezza del dato aziendale e del dato personale, chiaramente. Ma vediamo bene insieme che cosa può fare Copilot. C'è un piccolo video, ve lo lancio e... Mi levo dalle scatole. Ok? Eh, insomma, insomma, avete visto un po' di cose, no? Che cosa è successo, diciamo, in, in, in questo video? Microsoft ci ha fatto vedere le potenzialità di Microsoft 365 Copilot nell'utilizzo, diciamo, quotidiano eh, di strumenti, sempre eh, di Microsoft, nel nostro lavoro, quindi eh, gli ha chiesto di prepararmi ad un meeting, al prossimo meeting gli ha chiesto di farmi un draft di un annuncio che magari voglio mettere nella mia internet, gli ha chiesto anche di preparargli una presentazione oppure di fargli un'analisi sui dati no? tutto tramite appunto le proprie parole quindi tramite una chat e in questo caso veramente la, eh, diciamo le nostre parole diventano uno strumento di produttività eh, grandioso, inimmaginabile ok Spero che insomma, quando si, si parli di chat GPT tutti voi diciamo, sappiate di che si parla. Se c'è qualcuno che non lo sa, lo scriva pure nei commenti che così eh, parliamo anche di questo. Bene, andiamo un po' avanti e quindi vediamo un po' il dettaglio di queste funzionalità, perché come vi dicevo, Copilot sarà presente in tutte le applicazioni della suite di Microsoft 365 a partire da quelle di Office, quindi da quelle che usiamo veramente tutti i santi giorni. E la prima è proprio Outlook. Su Outlook, che cosa posso fare? Due cose ben specifiche. Uno, faccio chiocciola, scrivo Copilot e così come posso menzionare un collega, menziono Copilot e gli chiedo di farmi un draft di una mail basata magari su un documento o su delle note eh, di meeting. E lui me la scrive, me la scrive in lingua, me la scrive nella lingua che voglio. Quindi posso, eh, diciamo, aiutarmi nella scrittura di tutte le mie conversazioni. Poi, c'è qualcosa che non so, non mi va bene, voglio aggiungere. È chiaro, questo è un draft. Posso aggiungere quello che voglio. Posso aggiungere informazioni scritte a mano, le posso aggiungere prendendo da altri documenti, posso cambiare il tono, posso renderlo più corto, meno corto e così via. Un'altra funzionalità invece è quella di Copilot in Outlook, che è quella del Catch Up. Questo riesce a ridurre tutto il rumore che no, noi abbiamo all'interno della nostra inbox quotidianamente. Quindi, eh, fondamentalmente, che cosa fa? Mi fa un recap all'interno della mia inbox di tutte quelle conversazioni mail che sono un po' più importanti, ok? E con anche estraendomi delle cose, mi dice: Guarda, che in questo caso Luca ti, vuole, ti sta chiedendo questa cosa, gli vuoi rispondere? E questo ovviamente è sia lato web, che client, che mobile, come stiamo vedendo adesso. In questo caso, eh, ovviamente, diciamo, come dicevo, oltre ad aiutarti a snellire un po' la inbox e a eh, farti un, darti un focus sulle cose più importanti, io ho anche la possibilità poi di farmi aiutare nella scrittura di una risposta. E vedete, in questo caso è stato preso eh, una risposta, diciamo, draftata da Copilot e in cui è stato aggiunto una slide e poi pronta per, per l'invio come, come vi dicevo questo copilot resta un po' dietro a quelli che sono i principi di responsabilità no? che ha Microsoft fondamentalmente lui non è che fa tutto no? non è che lavora al posto nostro adesso se ne sentono di ogni no? Sul, sull'intelligenza artificiale che so, toglie lavori, lavora al posto nostro eccetera, no, anche perché non è perfetta anzi in questo caso l'intelligenza artificiale va vista come un vero e proprio strumento di aiuto. Lui ti crea il draft della mail, poi tu la puoi correggere, la puoi modificare, però già comunque ti dà una bella mano per la tua produttività. E questo è quello che succede in Outlook. Okay? Vediamo adesso cosa si può fare in PowerPoint. E anche su PowerPoint c'è da ridere perché... Eh, entro in un file diciamo vuoto una presentazione vuota ho la chat sulla destra e gli scrivo a Copilot guarda mi crei una, una presentazione basata su questa proposta che ho fatto a un cliente che è un file word eh, lui recupera il file word perché tu hai accesso al file word e boom, ti crea sei eh, slide con diciamo tutta la grafica il tema e eh, tutte le informazioni prese dal documento fatto questo che cosa si può fare? Eh, magari lui diciamo becca una slide no? la, la persona becca una slide che, in cui c'è troppo testo e chiede a copilot di farla diventare più visual oppure gli chiede di aggiungere delle animazioni così in 448 con una chat e qualche click noi riusciamo ad avere la nostra presentazione bella che pronta mi dà anche le note le note per il presenter quindi quando, quando vado a presentare la la, la mia presentazione diciamo possa essere aiutato anche poi nell'esposizione e lì c'è anche no, l'utilizzo della, della funzionalità di coaching di, di PowerPoint che però eh, quella c'è da un po' di tempo per eh, provare da solo la, la presentazione con lui che ti dà un po' di suggerimenti ti, eh, ti corregge e, e, e così via ok Bene, bene, bene. Vedo un po' di commenti, interessanti approfondimenti. Eh sì, Bruno, direi che c'hai più che ragione. Eh, ba, 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 ba. Vedo un commentone di Mattia, adesso lo devo leggere bene. <ride> Giorgio, in quanto racconti l'ho scritto c'è il GPT, no, devo dire la verità che no, questa volta non l'ho usato, però eh, noi lo usiamo spesso, lo usiamo spesso per eh, le, le nostre attività e quando arriverà eh, Copilot perché appunto questa è un'informazione un molto importante da condividere, Copilot ancora è stato annunciato, mh? non è mh, né diciamo, testabile né in preview né niente, quindi è stato solo annunciato. Però dico, devo dire la verità che noi usiamo molto ChatGPT in azienda e quando arriverà Copilot cioè sarà veramente una skill saper diciamo, utilizzare questi, questi strumenti. e, e Infatti, l'ho appena detto, Margaret dice: Ma quando arriverà nei nostri PC? È una figata, e <ride> arriverà tra un po'. E, um, ho sentito dire che già ci sarà qualcosa a maggio, però devo dire la verità che non ci sono date ufficiali non, non si sa nulla anche un po' c'è da vedere un po' il pricing no un po' il pricing perché non è diciamo avete visto no The teams adesso una nuova versione The teams premium copilot non, non, non lo so se sarà inserito nelle licenze di default di Microsoft 365 ok ecco infatti questa è un'altra domanda che Gian guido eh, faceva eh, niente no, questo ancora non si sa non lo sappiamo quindi è, è un po' da vedere Bene, andiamo un po' avanti e vediamo invece che cosa si può fare con ah, questo, no, questo commento lo devo far vedere, un pronipote di Clippy. Eh, Andrea, un po' c'hai ragione. Che Clippy è storico, ma sai che Clippy era basato su un'intelligenza artificiale, che tra l'altro era pure italiana, incredibile. E, e, però sì, Copilot è un po' il nuovo Clippy, però ovviamente con 100 milioni di, di possibilità in più. Vediamo che cosa si può fare su Word. Apro Word, documento vuoto, e gli chiedo: guarda, eh, mi fai un draft di un documento, però partendo da delle note di riunione. No? Io faccio la riunione con i miei colleghi e lui mi fa: eh, pre prendo le note e poi posso, fare, posso scrivere un documento basato su quelle note. Sullo stesso documento, poi vabbè, posso decidere di rigenerare il testo che mi ha generato, di aggiustarlo, eh, posso chiedergli, eh, in questo caso un documento solo di testo, di renderlo. Eh, diciamo un po', un po' più visual, ok? Aggiungere delle immagini, prendendole magari da una presentazione eh, fatta dal, dallo stesso progetto. Oppure, eh, troppo testo, voglio aggiungere un summary all'inizio, glielo chiedo. Eh, tanto testo e voglio aggiungere in fondo delle QA, delle, delle FAQ, no? domande e risposte, e lui ve le genera. Cioè, legge tutto il contenuto del documento e mi genera domande e risposte. E questo è fantastico. Certo, devo dire la verità, a noi ci toglie il lavoro perché eh, all'interno, per esempio, dei nostri progetti intranet, noi abbiamo sempre, abbiamo sempre proposto l'area delle, delle Q&A, no? Eh, perché comunque è un modo più semplice per accedere alle informazioni aziendali in, in, in modalità no, se leggo la domanda e ho subito la risposta e molte volte le scrivevamo noi in questo caso comunque il draft di queste domande e risposte te, te lo genera ok uh, un altro un altro un altro up 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 up. Un altro po' di commenti. Porca miseria, quanto scrivete oggi? Sono contentissimo. Oh, funziona anche su Publisher? Non è stato citato. Non è stato citato Publisher. Eh, esiste Skill Copilot anche con comando vocale? Fabrizia? Eh, non lo so, devo dire che non lo so, non è stato citato. E invece Andrea dice che parlavano di maggio eh sì, maggio. Insomma, si è citato, si è citato. Secondo me inizieranno ad aggiungere qualche funzionalità. E devo dire che beh, dopo lo vedremo anche durante il, il resto delle slide. Copilot è stato diciamo reso un prodotto, no? gli hanno dato un nome. Hanno aggiunto tutte queste funzionalità pazzesche, però funzionalità simili già si intravedevano in Microsoft 365. C'era già qualcosa su Forms. Se avete seguito i miei vecchi webinar, c'era già qualcosa su Power Automate e così via. Vado avanti e vediamo che cosa succede su Excel, perché anche Excel avrà il pannellino sulla destra con il Copilot, quindi con la possibilità di chiedergli informazioni. In questo caso su Excel, che cosa posso fare? Sui dati che io ho nel mio file Excel, in questo caso, l'esempio, è, è di chiedere a Copilot di analizzare no, i dati e. E fargli un summary del, sul, sul trend diciamo, visto su questi dati, oppure gli posso chiedere di crearmi dei grafici, oppure crearmi una tabella con eh, dei dati aggregati e lui te lo fa, ehm, diciamo, in, in, in completa autonomia. E ovviamente ogni volta ti ricorda: guarda, occhio, cioè, tieni sempre d'occhio i dati perché io sono un'intelligenza artificiale, e comunque posso sbagliare. Poi posso mettere formattazioni, posso mettere. Poi posso, posso. Questa è una roba incredibile che è appena, appena apparsa nel video. Gli posso chiedere delle prediction, cioè fammi una predizione oppure ehm, rispondimi a, alla domanda tipo cosa poteva succedere se il tal dato al posto di essere del, dell'1% era del 10%, perché magari era il mio obiettivo, e lui ti dà la risposta. E oltretutto, oltre a darti la risposta, ti dice anche il perché, cioè ti dice proprio. Eh, il modo in, in cui ti ha generato questi risultati che era visibile qua sulla destra poco fa ok allucinante veramente allucinante eh, pa, 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 Massimo fantastico ma se le previsioni sono queste Goldman Sachs l'intelligenza artificiale sostituirà 300 milioni di lavoratori e eh, sì 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 c'è sicuramente questo, questo tema c'è poco da fare eh, secondo me lì eh, il, avremo tanto tempo libero, mm. ma speriamo di no, dai, no, no, non deve essere così. In questo caso, diciamo, eh, noi dobbiamo prendere una nuova skill, no? Cioè, eh, non, la skill di eh, scrivere tutto da zero, un copyright, no? un, un, un articolo sul web, è una skill che sì, diciamo, serve meno, però serve ancora la skill di far utilizzare questi strumenti. E eh, utilizzarli per quello che ti serve, quindi eh, raffinare il risultato e, e così via. E qui Microsoft te lo dice chiaramente: l'intelligenza artificiale può sbagliare, l'intelligenza artificiale ti viene, cioè viene utilizzata per fare i draft, per, per aiutarti nella tua produttività, per risparmiare tempo. Ok, questo è il concetto. Oh, bu, 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 bu. oh, Luca ha fatto una domanda dopo, la, dopo la, la citiamo perché appunto vedremo anche adesso Copilot che cosa può fare in Microsoft Teams e la prima cosa è proprio quello che, che chiedeva Luca cioè posso eh, su un meeting che magari eh, a cui non riesco a partecipare posso fare follow del meeting e lui dopo un po' mi, mi avvisa con una notifica su Teams con scritto guarda il Recap è pronto e eh, che cosa ha fatto? Dal transcript della registrazione del mio, del mio meeting, lui mi ha generato delle note, mi ha generato dei task. Quindi sai, gli open point, oppure eh, gli, gli, le action fatte dopo il, dopo il meeting, lui me le genera in base a quello che è stato detto durante il transcript. E la cosa allucinante è che gli posso chiedere. Fare domande su questo, su questo recap perché è stato detto questo? Perché è stata fatta è stata l'azione Lui mi risponde in maniera diciamo conversazionale e mi fa vedere esattamente nelle, nelle reference il punto del transcript in cui è stato deciso di dare questo task. È incredibile! Noi non si sa quanto tempo perdiamo a fare ehm, i meeting. Eh, cioè le minute dei meeting che facciamo con i nostri clienti perché è utile per tutti no? tenere traccia di quello che si dice eh, soprattutto su sai, progetti lunghi eh, che evitano incomprensioni e cose di questo tipo. E in questo caso fa tutto lui e questa dell'intelligent recap, se vedete, è una funzionalità che c'è già adesso per tutti i clienti che decidono di acquistare Microsoft Teams Premium. Ok, questo è un po' eh, diciamo il percorso. Come vi dicevo, con Microsoft Teams Premium, Microsoft ha, messo un, ha fatto un primo passo verso queste funzionalità e Microsoft 365 Copilot sarà l'obiettivo finale, almeno per questa fascia di, 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 di prodotto. Infatti, qua diceva proprio Luca, eccolo qua. Se ho registrato vocalmente una riunione di lavoro, anche sbobinarla e scrivere tutto è possibile stare a produrre un testo riassuntivo. Eccolo qua. È proprio questo: meeting recap, ok, Luca. Roberto, ma sarà disponibile anche in italiano? Uè, ciao Roby, un piacere di rivederti. E, ma assolutamente sì, perché il concetto del Large Language Model o oh, non riesco a dirlo? Sto Large è proprio quello che lui diciamo. Mh, ti permette di lavorare un po' come fa Chat GPT in qualsiasi lingua. E questa è una roba che anche questa è incredibile. Io posso prendere il recap scritto in inglese, chiedergli una traduzione, fargli domande in altra lingua e così via. Ovviamente, vabbè, eh, prendete tutto tu le, su, con le pinze. Ciao ancora, e, perché come vi dicevo, questa è una funzionalità che ancora non è neanche in preview, quindi non si può testare, non si può guardare niente, ci hanno fatto vedere solo dei video per ora, ok? Andiamo avanti perché sempre su Teams, oltre al meeting recap, abbiamo anche eh, diciamo, l'utilizzo di copilot durante il meeting, che è pazzesco perché durante il meeting io gli posso dire, magari entro, non so, 20 minuti dopo il meeting e gli dico copilot, mi fai un recap di quello che è stato detto e lui me lo fa, me lo fa a punti, basandosi ovviamente sul, eh, sul transcript. E, e mi dà sempre la reference, no? Anche in questo caso la reference ovviamente è, è super importante. E abbiamo visto prima, diciamo, ehm, l'utilizzo eh, di queste funzionalità post-meeting. In questo caso, Copilot mi aiuta durante il meeting, ma non solo, perché se, eh, per esempio, sono in una chat, in una chat privata o in una chat di gruppo, posso chiedere a Copilot eh, di eh, farmi una sorta di Recap di quello che è stato, è stato scritto, no? magari non sai, una chat lunga e gli dico: oh, mi fa il recap, sono mancato due giorni e lui te lo fa per punti, oppure magari devi rispondere a qualcuno su, su una chat, e adesso mi tolgo perché vi sto togliendo dei, dei pulsantini che secondo me sono invece interessanti, e, c'è qualcuno diciamo, qualcuno fa una domanda gli devo rispondere. Posso farmi aiutare da copilot a fare un draft della mia risposta prendendo informazioni da altri documenti a cui io accesso nel mio digital workplace. E in questo caso, vedi, lui ha, ha chiesto una sorta di summary preso però sempre da de, delle, delle note di un meeting. Ok, che è pazzesco! Quanto tempo si risparmia eh, a, in una cosa del genere? Um, io dico a tutti i miei clienti di utilizzare sempre Teams, utilizzare la chat, utilizzare OneNote su Teams per mettere tutte le informazioni di un progetto in un punto unico, no? E eh, perché? Perché quando una persona entra nel progetto, no, In corso d'opera è più semplice al posto di eh, rinviarli le email, no, è più semplice vedere tutto quello che si è detto. Però comunque anche in quel caso la persona deve stare lì, sbobinarsi, appunto, come diceva prima Luca, tutti i video, sbobinarsi tutti i transcript, i meeting, le minute del meeting e così via. In questo caso fai una domanda e lui ti dà la risposta, ok? E ti dice anche da dove l'ho presa, così che Metti che la risposta che ti ha dato non è precisa al 100% come quella di un umano. Comunque, tu in completa autonomia, utilizzando ancora la tua testolina, vai lì nella reference, eh, che sarà le, la nota del meeting, o il tale file, eccetera, e ti guardi no? e il perché Copilot ti ha dato questa risposta. Molto 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 interessante. Ok? Andiamo avanti e eh, vediamo un po' qualche altra funzionalità perché, come vi dicevo, abbiamo visto l'utilizzo di Copilot all'interno dei, um, dei tool di, di Office, quindi abbiamo visto Outlook, PowerPoint, Word, Excel, anche Teams. E eh, Vittorio che chiede: può fare una sintesi di una riunione non registrata? Eh no, questo no, sarebbe, sarebbe veramente troppo sarebbe oltre l'immaginabile no, la riunione dobbiamo registrarla perché lui si va sul transcript eh, per poi farci il, il recap oltre a questo c'è una nuova funzionalità specifica che Microsoft ha chiamato Business Chat che cos'è la Business Chat? praticamente, come vi dicevo prima è proprio come avere qualcuno di fianco a noi a cui rompere sempre le palle fargli, fargli una marea di domande e lui ti aiuta nel, nel tuo lavoro mh Vediamo, vediamo, vediamo come funziona. Ok? Eccolo qua, mi tolgo sempre così vi faccio vedere tutto, tutto quanto. Allora, alla, alla Business Act accedo o tramite Microsoft 365.com o tramite Bing oppure eh, con, con una chat privata all'interno di Teams. E qui, i, diciamo, i casi d'uso quali sono? Quali sono? Che, eh, per esempio, questo è allucinante. Lo fermo un attimo perché guarda, questo ci devo parlare un po' sopra. Lui fondamentalmente che cosa ha fatto? No? guardiamo il video. Ha fatto sono, sono ritornati in azienda magari la mattina, magari sono stato due giorni in vacanza oppure non so, è passato il weekend, eccetera. E gli faccio la domanda a quel padre e gli dico, uè, cosa è successo in questi giorni in azienda? E lui che cosa fa? Guarda tutti quelli che sono. I contenuti in cui io ho accesso, mh, vede se ci sono stati degli aggiornamenti, delle riunioni che ho mancato, eccetera, li, li recupera e mi fa un summary: mi fa un summary di quello che è stato detto. Devo dire la verità. Fermo un attimo ancora. Sono curioso, veramente questa di capire. Eh, diciamo nella realtà come, come come sarà, diciamo, qual è l'output che, 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 che mi dà, magari in un'azienda. È comunque grande, no? Sai, in cui boh, di, io sono dentro in 50 gruppi, eh, 50 gruppi che generano ognuno, non so, due documenti, ogni gruppo, no? Con le persone che ci lavorano. E sono proprio curioso di vedere questo, questo recap come, come viene fuori. Però è pazzesco, cioè, ti risolve un problema allucinante che. Eh, il tempo perso per recuperare informazioni che eh, io ho perso, diciamo, durante il periodo in cui non ero in azienda. E qui co come te lo fa? Te lo fa con eh, appunto re recuperando eh, informazioni note, no? per quello mettete sempre le note su OneNote, OneNote diventa una fonte. Per l'utilizzo di questi sistemi, eh, ti recupera tutti i file, ti recupera cosa è stato detto e la cosa incredibile, vedete qua ci sono questi eh, puntini, 1, 2, 3, eccetera. Tu ci puoi andare sopra col mouse e vedere velocemente vabbè, chi, chi ha parlato, eh, il punto del transcript in cui si è parlato della tale cosa, la presentazione e, e, e così via. E in, in, in più, che cosa succede? No? Lui mi dà il recap, mi dice guarda c'è il prossimo meeting. E, e in questo caso gli chiedo a Copilot di aiutarmi no, a prepararmi nel meeting e lui recupera tutte le informazioni eh, che hai scambiato con la tal persona che poi vabbè, ha scelto il nome Mona, eh, devo dire veramente scelta infelice almeno per l'Italia i, i Veneti diciamo se la staranno ridendo come dei pazzi però in questo caso io ho un meeting da fare con Mona e recupero tutte le informazioni che eh, diciamo ho condiviso con lei lui mi fa il summary e così mi preparo uh, al, al meeting, arrivo al meeting preparato. Quanto tempo ci vuole a prepararsi per un meeting? Io faccio una fatica bestiale, cavolo, sono in 100.000 meeting e ogni volta mi devo recuperare le note, devo chiedere informazioni a destra manca eh, mh, per, per diciamo arrivare pronto. Invece così ho un aiuto. Certo, non è che, come, come, come eh, dicevo prima, no? Non è che... Ehm, Diciamo, lui mi fa tutto. No, però ho un aiuto, ho un draft. Ok. Vedo cosa, cosa mi eh, genera e ho una sorta di, di mini agenda per poi andare nel dettaglio, riguardarmi i documenti importanti e così via. Poi, che cosa ha fatto qui? Diciamo, prendendo uno di quei documenti per il meeting, no? eh, gli ha chiesto di eh, fare no? una, una proiezione su un tot di dati. No? Vabbè, e qui è proprio eh, de del caso. Però, guardate questo: <coughs> lui che cosa fa? Aspetta, che mi tolgo ancora. Lui che cosa fa? Gli ha detto, guarda. Creami una SWOT Analysis e una SWOT Analysis mettimela in un componente Loop. Loop è un altro eh, diciamo, di questi tool che adesso è in public preview, quindi si può utilizzare, e, e ci permette di prendere contenuti che io genero collaborando con, con i miei colleghi, mandarli su una mail, mandarli su Teams e così via. E in questo caso il contenuto è stato generato da Copilot prendendolo da un file che sempre Copilot mi ha suggerito perché ho il meeting con Mona tra, eh, so, mezz'ora, no? Fantastico. In questo caso, poi, il, la demo che avete visto è che io chiedo a eh, Microsoft 365 Copilot di prendere questa SWOT analysis e... Metterla all'interno di una slide perché è la slide che io sto preparando per il mio meeting, che è pazzesco, cioè mi sembra veramente fantascienza a, a, a dirlo così. Infatti, c'è Alfredo che dice eh, se funziona è fantastica, eh, poi ha proprio ragione perché cioè, sembra una roba che boh, nel senso, uno la vede e non ci crede. E in effetti son curioso guarda, sono, sono curioso anch'io. Guarda, eh, sono curioso anch'io di vedere che cosa. Eh, cioè Qual, come saranno le performance di questo sistema nella produttività, nella quotidianità? Ok? Bene, Giacomo, dottor Marchi, grazie per tenerci aggiornato sull'ultima novità, sempre semplice ed esaustivo. <ride> grazie, grazie mille, sono contento che ci siate tutti. Siamo tutti curiosi. Eh sì, Enrico dice: siamo tutti curiosi, è vero, è vero. Bene, andiamo avanti perché abbiamo da vedere altre, altre cose. Perché Copilot non va solo su Office, non c'è solo la Business Chat, ma c'è anche Copilot in Microsoft Viva. Sapete, Viva la nuova Employee Experience Platform di Microsoft, eh, con moduli specifici per la cura del lavoratore. In questo caso, Copilot è stato inserito in eh, Viva Engage. E qui mi aiuta a draftare un post di comunicazione, draftare una comunicazione, scegliere il tono giusto, scegliere se farla più o meno lunga, eh, scegliere di aggiungere eh, allegati che io prendo dai, dai documenti su cui eh, lavoro spesso e creare così il post. Mm? Molto, molto utile per i nostri amici di comunicazione interna. Oppure. Eh, su Viva, sempre su Viva um, Engage, eh, sapete che eh, si possono, mh, c è, c è, ci sarà l'area, anzi, no, c'è già l'area eh, per tutti gli utenti che hanno eh, Viva Engage, eh, Viva Suite, quindi la licenza che contiene tutti i moduli Viva. Eh, in Viva Engage c'è l'area delle domande e delle risposte, no? Una knowledge base eh, basata appunto sul modello conversazionale, però per dare informazioni a, ai colleghi in una forma più semplice da leggere, che è appunto è la domanda e la risposta. In questo caso tu puoi chiedere supporto a Copilot per porre la, la domanda nel modo giusto, no? E oltretutto eh, anche, diciamo, aiutarti a dare la risposta eh, nel, nel modo giusto. Vedi lui sulla destra, no? Ti suggerisce. Una, una come si dice una, una risposta, ok. Ma tu guarda, mi sono accorto che non ho acceso la telecamera. Pensa a te che, che sto nato. Oh, eccolo qua. Ma, vai, guardavo sempre qua e non me ero accorto. Vabbè, poco, poco, poco conta. Bene. Eh, Vittorio, mi spiace lasciarvi. Grazie anche a te. Tanto, comunque, la, eh, il webinar è registrato, quindi non vi preoccupate. Bene. Andiamo avanti e vediamo un po' perché non, non solo diciamo viva Engage avrà le funzionalità di Copilot, ma anche viva Sales e di questo ne abbiamo già parlato negli scorsi webinar, era proprio una funzionalità che era stata aggiunta a quella del, diciamo, dell'aiuto di ChatGPT o comunque degli algoritmi di, di chat GPT all'interno di Viva Sales per aiutare i venditori a scrivere un'email nel modo giusto e magari prendendo dati da deal, da documenti e, e così via. Bene, oltre a Viva c'è anche la Power Platform e qua secondo me, io questa devo dire la verità, è, su cui, è la parte su cui sono, sono più curioso. Mh? Perché il Copilot cosa ti, ti dice? Eh, diciamo, con le tue parole tu puoi creare applicazioni o comunque puoi creare eh, automazioni, ok? sfruttando che cosa: Power Up, Power Automate, Power Wilter Agent. Mh? E vediamo un po' che cosa, che cosa succede. Eccolo qua. E, e qui, mannaggia loro quando hanno scritto sta roba, perché veramente sembra che noi tecnici perderemo lavoro, ma in realtà non è così. E fondamentalmente qui i passi quali sono? Che vado su Power App e gli chiedo, guarda, creami un'applicazione per gestire le ispezioni che ho in, in azienda e lui la crea con tutte le tabelle in Dataverse. Aggiungimi la colonna eh, delle location e lui la crea. E così ti fa l'applicazione oppure creami, eh, diciamo, un'automazione un che quando viene aggiunto un elemento in anagrafica su SharePoint mi arriva un messaggio in Teams e lui ti genera il flusso Power Automate dopo che tu eh, hai scritto. Oppure in questo caso, Power Virtual Agent per eh, la gestione dei, dei chatbot all'interno dell'azienda io posso creare dei topic di conversazione tra, eh, chiedendo a. Ehm, -pilot di generarmi questa parte del mio chatbot quindi vabbè, già prima con Virtual Agent era semplice creare il, um, il, uh, il um, diciamo il, il chatbot adesso sarà ancora più semplice ok ecco questa frase mannaggia loro quando l'ha messa perché veramente sembra che non abbiamo più lavoro qui <ride> però no in realtà non è così perché come vi dicevo prima ve lo ripeterò all'infinito eh, Copilot ci crea un draft, ci aiuta a risparmiare tempo, okay? poi però ci vuole la competenza di conoscere PowerApp per fare l'applicazione nel modo giusto, conoscere Power Automate, i suoi limiti e le sue potenzialità per fare il flusso nel modo, nel modo giusto, virtual agent e, e, e così via. Okay? Questo è un po' il concetto. Okay? andiamo avanti perché vi volevo far vedere questo esempio per, di utilizzo di, Power, di Copilot in Power Automate perché è un po' più avanzato rispetto a quello che si è visto velocemente molto prima in questo caso io gli eh, diciamo, chiedo in, in modalità chat Power Automate di crearmi un flusso in cui eh, diciamo, ehm, prendo, cioè fatto, faccio un'automazione a partire da un ticket messo all'interno del, del service desk okay? e lui cosa fa? cioè mi genera proprio il flusso, prende il connettore eh, diciamo esterno che in questo caso vabbè, è, è collegato a un software di terze parti di helpdesk, eh, recupera tutti gli account, mette l'approvazione, eh, ti, ti fa già diciamo, la condizione no? per vedere se l'approvazione è stata approvata oppure no e poi azioni e questo è l'utilizzo finale, che è una cosa incredibile perché... Power Automate è uno strumento fantastico, è uno strumento che ti permette di fare 100.000 robe. E ehm, per i tecnici è stato fenomenale, no? un'adozione semplice, si fa tutto in maniera visuale e via. Per i non tecnici, Copilot ti aiuta per l'adozione a questo strumento, cioè ti aiuta a ehm, imparare ad utilizzare Power Automate con degli esempi che tu chiedi tramite le tue parole. Che è allucinante è una roba veramente spaziale secondo me poi come vi dicevo vabbè, imparo no, ad utilizzare questo strumento e poi pian piano mi faccio la, il mio set di skill per utilizzare power automate al meglio bene oltre a tutta la power platform c'è anche il discorso della sicurezza cioè io ho la possibilità di chiedere a eh, copilot un aiuto per gestire la sicurezza dei miei dati aziendali, per eh, analizzare quello che è successo all'interno della mia azienda in termini appunto eh, di, di sicurezza. Ecco, Cristi che dice, io uso molto Power Automate e questo mi sembra fantastico. E eh, hai ragione, hai ragione, hai ragione. Vediamo che cosa si può fare quindi dal punto di vista della sicurezza. Quindi, Posso chiedere a Copilot sempre tramite la, la, diciamo, la, la prompt bar che sarà molto probabilmente all'interno di, di Porta Leisure, adesso poi vediamo dove la mettono, gli chiedo oh, eh, ma senti, il mio sistema è sicuro oppure no? Quali sono i punti di sicurezza? Oppure eh, ho, diciamo, file di log no? da, da analizzare giganti, no? tantissimi dati che genera il mio sistema di, di controllo e verifica degli accessi, gli posso dare in pasto a Copilot e lui mi fa un'estrazione, fa un'estrazione ovviamente, diciamo, eh, senza condividere il dato, perché tutti questi algoritmi rimangono, come vi dicevo all'inizio, all'interno del contesto di sicurezza della mia azienda. E lui mi fa un summary no, di quello che ha trovato all'interno di, eh, di questi mh, log del, del mio sistema di sicurezza, eh, mi chiede sempre se è giusto o meno quello che è stato generato. In questo caso fa proprio l'esempio di un punto che, che è stato generato all'interno dell'output diciamo, dell di, di, di Copilot dove vedi scrive a Windows 9. Windows 9 è, un, è una versione di Windows che non esiste. No? E, e, e sempre ti dà la possibilità a Microsoft di migliorare il modello, di dire dove hai sbagliato, dove il modello ha sbagliato e vedi di, eh, di fare un report così che il modello migliora non solo per voi ma per tutti che usano Microsoft 365 in azienda ok questo è un po' il concetto vabbè, lo vediamo qui nel, nel modello di security ma vale un po' per tutto e allucinante questo è un, è un altro esempio lui fa vedere in questo caso come un diciamo un cioè che cosa è successo quali sono stati tutti i flussi i passi eh, che sono successi per eh, non so, una diciamo, un'attività fatta da, da, da un potenziale accesso esterno. Okay? Questo è proprio un esempio vabbè. super, questo è molto più per tecnici chiaramente, mentre tutto quello che abbiamo visto prima è fondamentalmente utilizzabile da chiunque in azienda. Okay? Ecco, eh, come vi dicevo, eh, no, molti no, chiederanno, vabbè, ma come la mettiamo adesso col garante della privacy che ha vinto 1-0? contro OpenAI eh, chiudendo ChatGPT per l'Italia, mm? perché non so se lo sapete, ma eh, chiunque vuole utilizzare ChatGPT sia in maniera gratuita sia anche chi ha già pagato il ChatGPT Plus, che era quello a pagamento, 20 dollari utente mese, eh, se noi entriamo dall'Italia non, non possiamo più usarlo. Questo perché il garante ha detto che eh, ChatGPT ha violato del, certo, un certo tipo di, di, di norme per cui eh, la, la privacy dei dati non è garantita. E bah, qui se, diciamo, se ne è discusso tanto sui social, una super diatriba, l'Italia che sai, fa sempre la figura dei, 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 degli scemi, comparata la Cina alla Russia, bla bla bla. E, in generale, cioè, loro, il garante cosa ha fatto? Cioè, questi qui di OpenAI sul sito proprio OpenAI hanno avuto un data breach quindi sono stati estratti dei dati. Personali mh, e, e, e esposti, e quindi questi hanno detto: Vabbè, sto chat. GPT c'ha il data breach, non chiede se eh, all'utente, se minorenne o maggiorenne, cioè una roba fuori controllo. Per ora gli diciamo di, che, che forse è meglio che per gli italiani non lo usano. Secondo me non era così, cioè non è stato così sbagliato quello che hanno detto. Però sti cavoli, no? detto tra di noi, perché? Eh, Chat GPT è un servizio online che insomma, fa il suo modello di business. Quello che conta è il, sono questi modelli modelli conversazionali di utilizzo di tanti dati di, di, per la conoscenza che in questo caso, nel caso di Copilot, vengono utilizzati all'interno della sicurezza di Microsoft e Microsoft che gestisce questi modelli e che vi permette di interagire eh, con questi modelli, con i vostri dati. Infatti, giusto per dirne una, il garante ha chiuso ChatGPT, non ha chiuso Bing.com, dove c'è esattamente la stessa funzionalità. Perché? Perché Microsoft non ha Databridge. Microsoft ha un modello di sicurezza che è per lo, per lo più invalicabile. Ok? Quindi, questo è un po' il, il, il passaggio. Bene, abbiamo visto tutto quello che vi volevo dire oggi su Microsoft 365 Copilot. Volevo prendere gli ultimi. Eh, minuti per vedere insieme eh, Teams 2.0, ok. <coughs> e, mh, vedo un po' di domande sono un po' di domande adesso beh, vediamo. Andrea, Andrea avanti se siete d'accordo perché sono veramente tante e mh, poi su tempo alla fine. Prima dell'una guardiamo anche mh, qualche, qualche risposta. Non mi aspettavo tutte queste domande oggi. Allora, Teams 2.0. Eh, ne abbiamo parlato negli scorsi webinar, veramente l'abbiamo citato tantissime volte perché è successo che Teams hanno aggiunto una marea di funzionalità nel tempo, ci hanno aggiunto Viva, ci hanno aggiunto il concetto di Teams as a platform, per cui io posso estendere Teams con la Power Platform, scrivendo codice, eccetera, eccetera, per fargli fare di tutto e l'hanno un po' fatto come hub centrale di tutto quello che io posso fare in azienda, quindi ci faccio la conversazione, ci faccio la videochiamata, ci faccio la collaborazione e accedo ai processi aziendali. Questo è il concetto di Teams as a platform. E cosa è successo? Che però aggiungi, aggiungi, aggiungi e adesso Teams è un po' lentino, è lento, è lento. Chi ha un computer, diciamo, normale, è un po' ci, diciamo, ci, ci mette ad utilizzarlo. E allora Microsoft che cosa ha fatto? Ha fatto una nuova versione che è stata lanciata in preview esattamente la settimana scorsa è il famoso Teams 2.0 che è basato su questi due concetti principali uno scusate uno, lo faccio più veloce è un Teams più veloce due, è un Teams più semplice per la collaborazione e per tutte quelle persone che hanno più account e per tutte quelle persone che eh, vengono invitati come guest ok, vediamo la parte di, eh, diciamo, il primo cambio che è più visivo c'è un'interfaccia eh, grafica che, vabbè, è sempre la stessa in termini di, di layout, ma ha un, questo nuovo colorino che è più in stile Windows 11. Mh, e eh, un po' le icone, i tratti sono, sono un po' cambiati, sono un po' più leggeri. E in più, vedete, in alto a sinistra c'è questa icona del Teams Pre, che è la preview. Ok. Qui ci sono un po' di passi all'interno dell'area dell di amministrazione di Microsoft 365 per abilitare questo tastino e, e vedersi la preview perché di fatto è una preview pubblica. Okay? Oltre a questo, che cosa hanno fatto? Hanno migliorato le performance. La prima cosa che hanno migliorato era l'apertura. Adesso aprire Teams su diciamo, un qualsiasi PC con la nuova versione ci metterà la metà. Okay? Si passa quindi da una ventina di secondi a 9 secondi. Devo dire che io di questo non me ne sono accorto tanto perché Teams lo, lo lancio quando apro il PC, Vabbè, di questo non mi accorgo. Ma assolutamente mi accorgo dello scrolling. Quanto ci vuole a scrollare sul, sulla chat di, di gruppo? No? E ti, ti fa quelle iconcine di, di loading. Adesso, invece, con la nuova versione sarà tutto più, più liscio. Poi eh, il cambio di canale due volte più, più veloce l'accesso a, a un meeting anche in questo caso due volte più veloce la memoria eh, Teams userà la metà della memoria che utilizza adesso, proprio il 50% testato da appunto Microsoft, ok? Oltre a questo, che cosa hanno fatto? Hanno lavorato su una funzionalità che eh, siamo, è, è utile a tutti per la produttività, cioè in Teams 2.0 posso aggiungere diversi account di lavoro, quindi non solo l'account personale, ma diversi account di lavoro, ma soprattutto finalmente ricevo le notifiche e eh, diciamo dei task, de delle azioni, delle cose che succedono sul mio utente, però negli altri nelle altre sottoscrizioni. Sapete che quando una persona viene invitata come guest su un'altra sottoscrizione Microsoft 365, eh, diciamo, io devo sempre, no, adesso devo switchare la, la sottoscrizione quindi non lavoro più nella mia azienda ma lavoro no, in quella non so del mio cliente e così via in questo caso diciamo eh, si riduce questo eh, cambio di contesto continuo le notifiche arriveranno sempre nella mia versione di teams e, mm, e avrò la possibilità io di cambiare eh, il mio teams su più utenti ok Finalmente perché devo dire che, per esempio, noi siamo su eh, come utenti esterni, su non so, una cinquantina una sessantina di tenant e la gestione è veramente complicata, ve lo assicuro. E con Teams 2.0 insomma verrà un po' risolta. Oltre a Teams 2.0 è stata poi annunciata la preview di Microsoft Loop Loop è il nuovo tool per il brainstorming. Per quella che Microsoft chiama la Modern Co-Creation, cioè tra più persone hanno la possibilità adesso in preview di entrare appunto all'interno di, eh, di Loop tramite loop.microsoft.com, su Loop ho la possibilità, diciamo, di fare brainstorming in maniera diciamo <coughs> scritta. Eh, anche in questo caso Copilot mi aiuta perché mi recupera informazioni da, da fonti di terze parti. La mia, ehm, eh, diciamo, il mio brainstorming è diviso in workspaces e in pagine e in componenti, e il singolo componente sono i loop components di cui abbiamo parlato negli ultimi webinar: cioè componenti reattivi. In cui io posso collaborare in tempo reale con i miei colleghi e che magari poi finiscono in una chat di Teams, finiscono in un'email all'interno di Outlook e, e, e così via. Questa, secondo me, è la parte, diciamo più bella di utilizzare uno strumento come loop all'interno dell'azienda, cioè voglio draftare un'email con un mio collega, bene, faccio un nuovo loop in Teams e io e lui scriviamo in tempo reale, ci correggiamo la mail e poi la inviamo. Voglio lavorare su un progetto interno, creo un nuovo workspace su, su Microsoft Loop e um, inizio diciamo a fare brainstorming, a fare so, l'elenco delle attività, eh, a recuperare informazioni da... Eh, documenti che sono già eh, presenti all'interno della, della mia sottoscrizione Microsoft 365 eccetera eccetera ok come vi dicevo loop è in preview eh, è in public preview da questa settimana ancora non si hanno mh, date eh, per il lancio vero e proprio né per quanto riguarda il licensing e questo vale sia per loop che per copilot teams 2.0 vabbè è proprio una, una miglioria diciamo alle performance in generale e lì bene, non, non ci sarà, non ci sarà um, un, un licensing aggiuntivo ok <ride> bene io con questo avrei finito e se siete d'accordo guarderei, visto che abbiamo 5 minuti, guarderei un po' di domande prima di arrivare un po' ai, ai prossimi appuntamenti. Allora, Luca chiede, ho un gestionale sviluppato interamente in Microsoft Access in linguaggio Visual Basic, urca miseri. Copilot è in grado di interagire con Access, correggendo bug, scrivendo nuovo codice, creando nuove query, maschere, eccetera. Non credo proprio, perché Copilot appunto si basa sul, su questi modelli, modelli di large language, okay, che, che cosa fanno? Hanno bisogno di un contenuto per poter lavorare no? e quindi eh, da una parte hanno bisogno che il contenuto sia su Microsoft 365, dall'altra per tutte quelle automazioni che abbiamo visto prima con la Power Platform, eh, lui diciamo, funziona con la Power Platform e non con Access, quindi nel, nel tuo caso luca dovresti prendere il tuo access migrarlo su su power App e, e power automate ok e poi andrea che tu sappia copilot sarà trasversale a più tenant io ad esempio sono utente su più aziende guest in altre ma allora eh, questa è una bella domanda eh, devo dire che è una bella domanda perché eh, come dicevo prima copilot si basa su documenti a cui l'utente può accedere ok e purtroppo mh, non si sa se diciamo, facendo chiocciola io accedo solo ai documenti del mio tenant oppure anche a quelli esterni. Lo scopriremo, però, assolutamente è, è una bella domanda. Marco, molto interessante, sono d'accordo. E uh, vediamo un po', 65 Giga che di solito mi fa sempre commenti molto puntuali, ciao. Se due persone digitano la stessa domanda, copalo, darà la stessa risposta? E in realtà, questa è la risposta, in teoria, no, perché è un po' come fa Chat GPT: no? se tu gli fai la stessa domanda, lui non ti dà sempre la stessa risposta perché il modello. Eh, diciamo è stato trainato in modo tale da rispondere come una persona fondamentalmente e, e comunque modificando un po' la sfaccettatura della risposta, la risposta è sempre diversa, anche in questo caso io immagino che sia così, poi dopo lo testeremo insieme, però visto che si basa sulle stesse tecnologie eh, direi che eh, eh, la risposta è un po' questa Mirko, non vedo l'ora di provarlo anche in Emilia, hai ragione <ride> siamo tutti curiosissimi Benissimo, oh, vediamo un po'. Questo mi interessa. Benedetto. Ciao, Copilot verrà integrato anche negli strumenti di sviluppo. Mi immagino il supporto di Copilot per creare una, un power flow per mandare notifiche via mail. E eh, vabbè, questo l'abbiamo un po' visto. Poi ecco un sistema tipo Copilot che poi si chiama pure Copilot. Già, è presente su GitHub no? e lì ti genera proprio diciamo il codice se, se vuoi sviluppare. Uh, po, 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 po. vediamo un po' qualche ultima domanda, se no ci lasciamo oh questo mi piace Michele, il tempo può servire finalmente per interagire in maniera efficace con il resto del team, hai ragione hai proprio ragione, perché il tempo perso per fare le minute in un meeting oppure per prendersi appunti oppure per scrivere un documento mentre sto facendo il meeting eccetera in teoria qua viene, viene tolto quindi sto più attento al meeting eh, bene Direi che siamo un po' arrivati alla fine. Vi ricordo i prossimi appuntamenti. Allora, 3 maggio, sempre in webinar per, con le novità di Microsoft 365. In questo caso, parleremo di Viva Topics, perché era uno appunto dei ehm, argomenti che mi sono arrivati all'interno del sondaggio. E quindi eh, ci, ci tenevo un po' a, a, a parlarne perché è stato un, uno anche dei primi richiesti poi 7 giugno poi 5 luglio poi ci salutiamo per andare in vacanza come vi dicevo fate una bella una bella foto una bella foto questo QR code e ehm, mandatemi diciamo tutti i commenti tutti i contenuti di cui volete che parliamo nei prossimi webinar perché da una parte mi fa piacere dall'altra eh, sono a ricerca di, di nuovi contenuti perché guardare sempre le, le, le novità è bello ci teniamo tutti aggiornati però anche vedere qualcosa di pratico secondo me ha, ha, ha senso eh, con questo vi ringrazio vi ricordo che per iscrivervi a questi webinar eh, basta andare sul nostro sito in questo caso abbiamo migliorato l'indirizzo quindi basta scrivere intranet.ai slash join così che eh, Approdate in questa pagina dove vedete le informazioni eh, sui contenuti dei prossimi eh, webinar. Vi potete iscrivere a questa newsletter gratuita, non è una roba super spam, questo lo, lo ripeto sempre. Vi inviamo una o due mail al massimo al mese in occasione di, di questi webinar. Bene, grazie ancora per essere stati qui. Questi sono i nostri contatti. Eh, ci trovate su deforside.com per le nostre attività da System Integrator nel Mondo Microsoft 365 e Azure. Eh, internet.ai che è la nostra soluzione per creare la internet aziendale e non solo su Microsoft 365 office35italia.co la nostra offerta formativa e il mio blog personale peppiodotnet.it grazie mille per essere arrivati fino a qua ho visto tante altre commenti, domande, mi dispiace non, non, non si è riusciti a, a rispondere a tutto però vi rispondo nei commenti, promesso ciao, ciao a tutti Hukum 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 Hukum